Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del Potere dell'Anello. Questa sera entreremo ulteriormente nel vivo del nostro argomento principale, che è il concetto di potere, come noi oggi ce lo raffiguriamo e come è sempre stato raffigurato in tempi passati, e particolarmente agli albori della nostra evoluzione. Stasera parlerò di argomenti dei quali oggi è molto, ma davvero molto difficile parlare, data la nostra attuale forma mentale. Io proverò a fare del mio meglio per trasmettere i miei pensieri, ma non è affatto detto che ci riesca bene. Quindi, se ciò che dirò stasera non vi risulterà chiaro, non datevene la colpa, perché con ogni probabilità la colpa sarà stata la mia. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, la parola potere nel passato indicava un archetipo, un concetto basilare della psiche umana, concepito in tempi remotissimi, e che rappresentava la capacità dell'individuo umano di operare nella realtà, di essere capace di agire nella realtà, di contribuire a formarla e a modificarla. Abbiamo anche visto, con l'aiuto di una semplice analisi etimologica della parola italiana potere, che deriva dalla radice indoeuropea pa, che aveva un significato di protezione, come nella parola padre, e quindi che in passato potere, più che dominare e sopraffare, significava per l'appunto avere la capacità di proteggere, operare per il bene di qualcun altro, della famiglia, come della collettività. Questo doveva infatti fare il padre di famiglia, così come il sovrano di un popolo, il re, il faraone. Ma abbiamo anche visto che col tempo la parola potere ha acquistato un'accezione sempre più diversa dall'archetipo. Più che altro perché l'archetipo della capacità di agire per proteggere è andato perduto, o meglio, come vedremo stasera, rifiutato. E ci si è serviti della parola potere per indicare qualcos'altro. Questo qualcosa è ciò che abbiamo chiamato fin dalla prima puntata di questa rubrica il potere dell'anello. E stasera noi focalizzeremo la nostra attenzione su un passaggio chiave di questo processo di trasformazione del concetto di potere. Il passaggio che ha riguardato la trasformazione di un'altra parola, oggi attualissima e che suscita viva discussione, la parola genere. Oggi sentiamo continuamente parlare di problemi di genere, parità di genere, studi di genere, letteratura di genere, politiche di genere, e subito andiamo a pensare a problematiche che coinvolgono i rapporti tra uomini e donne e soprattutto i diritti civili delle donne. Ma cos'è davvero il genere? Come si è arrivati a concepire questa parola in tempi antichi? Cosa indicava? Diciamo in tempi antichi e cosa indica oggi? Vedremo che cercando di rispondere a queste domande, ci troveremo a immergerci fino al collo nella questione del potere che stiamo trattando in questa rubrica, perché non c'è nulla più del genere che ci possa spiegare cosa fosse il potere come archetipo e non c'è nulla di più chiaro per capire come il potere si sia trasformato che analizzare come si è trasformato il senso della parola genere. Ecco, quindi cosa vuol dire genere? Partiamo da questa domanda. La parola italiana, ma anche quella inglese, gender, oggi così diffusa, sono parole che derivano dal latino genus, che vuol dire nascita, stirpe, origine, come anche il greco, genos. E come vedete, questo richiamo a qualcosa di originario è comune con la parola archè, che abbiamo richiamato parlando del potere, anche in questo caso intendendo l'esistenza di qualcosa di originario, come nella parola gerarchia, no? Quindi il genere è qualcosa che un gruppo di individui o di cose hanno in comune,
Quindi è per questo che noi parliamo, ad esempio, in letteratura di genere letterario, volendo intendere tutte le opere che hanno in comune la stessa tipologia di argomento, per esempio i libri gialli o quelli di fantascienza, quindi parliamo del genere giallo e del genere fantascienza. Parliamo anche di genere maschile e di genere femminile. E un tempo questo voleva dire che parlavamo di sesso maschile e di sesso femminile. Genere era solo, in questo caso, un sinonimo di sesso biologico. Si usava soprattutto in grammatica per denotare le parole che venivano dette di genere maschile o femminile a seconda che si riferissero a soggetti di sesso maschile o di sesso femminile. E nelle lingue antiche tutto ciò è codificato con grande precisione. Ad esempio, in latino sono di genere maschile i nomi degli individui di sesso maschile, ma anche il nome dei popoli, dei fiumi, dei venti, dei mesi. E lo sono anche tutti i sostantivi e gli aggettivi che si riferiscono a soggetti di sesso maschile. Sono di genere femminile i nomi degli esseri femminili, ma anche quelli delle piante, delle città, delle regioni, delle isole e delle penisole. E poi lo sono tutti i sostantivi e gli aggettivi che si riferiscono a soggetti di sesso femminile. Cioè, per un latino, il nome di un individuo biologicamente maschio, come ad esempio Paulus, era di genere maschile, mentre lesbia era femminile in quanto associato ad una femmina. Ma anche un popolo, per esempio i romani, Romanus, è maschile, come anche il fiume Tiberis, il Tevere, è maschile. Ed è maschile anche un vento, come Borea, un mese, come Januarius, gennaio. Mentre invece una pianta, come una rosa, oppure una regione, come la Tracia, un'isola, come la Sicilia, una penisola, come l'Italia, erano femminili. Perché maschile e femminile, per gli antichi, come i latini, non erano semplicemente i due sessi biologici, ma due archetipi, cioè due concetti originari della psiche umana, il mascolino e il femminino. Tutta la tradizione antica ci parla di questi due archetipi, che vengono immaginati come due forze, le due forze primordiali esistenti nella natura, intesa non solo come natura fisica, ma anche come psiche, esistenza psichica. Vedete, la Kabbalah ebraica, per esempio, ci parla di un essere unico, inizialmente indifferenziato e non pensante, chiamato Ein Sof, che solo da un certo momento in poi inizia a manifestarsi come essere cosciente di esistere, Keter. Ma questa coscienza non si è ancora espressa come quella di un soggetto che conosce un oggetto. Quando Keter si volge a pensare a se stesso, ecco il soggetto che conosce l'oggetto. E ciò che era zero, non duale, diventa uno e meno uno, duale, binario, come in informatica, no? Dove c'è il bit che può assumere soltanto due valori. La somma, 1 e meno 1, fa sempre 0. Quindi alla fine c'è sempre l'Ein Sof, ma adesso esistono due enti. Un ente è quello attivo, la forza che vuole operare, agire, fare, il soggetto conoscente, la volontà di potenza, il maschio, vedete, o se volete il mascolino. L'altro ente è quello passivo, la forza che accoglie e contiene, il grembo. Colei che legge dentro l'intelligenza, la femmina. Per la tradizione, tutto in natura contiene queste due forze. Quindi non stiamo parlando soltanto degli esseri sessualmente maschio o sessualmente femmine. Parliamo di tutta la natura che contiene queste due forze ed è mescolanza di queste due forze. Esse si compenetrano in modo che sembrano mutare l'una nell'altro. Nel simbolo del taoismo questo è reso graficamente in modo perfetto. No, sapete com'è fatto il simbolo del taoismo? C'è questo
cerchio, la forza attiva, quella rappresentata dalla zona bianca, si incastra con quella passiva, la zona nera, ma nel bianco c'è un punto nero e nel nero c'è il punto bianco, per indicare la completa compenetrazione di queste due forze, ma anche per indicare che ciò che è bianco diventa nero e ciò che è nero continuamente si trasforma in bianco. Ed è stato il filosofo Eraclito di Efeso, lo scoto in osso, l'oscuro, che ha spiegato meglio di tutti agli occidentali quello che non devono dimenticare. La strada in salita è la stessa cosa di quella in discesa. L'uno col segno positivo e l'uno col segno negativo, sommandosi, fanno sempre zero. Ciò che sembra diverso è molteplice, è sempre l'uno. Siccome pareva che Eraclito non fosse ben compreso, lo chiamavano lo skotenos, ai greci questo concetto cercò di spiegarlo più chiaramente Platone, che aveva grandi capacità di dialettiche, evidenziando che non c'era nessuna contraddizione tra ciò che diceva Eraclito, che sosteneva la continua, no, molteplicità e cambiamento nel mondo, e quello che aveva detto il grande saggio Parmenide di Elea, che parlava dell'essere unico. Cioè l'essere è sempre unico, spiega Platone. La molteplicità che vediamo è solo una sua manifestazione. La Kabbalah degli ebrei parlerà di emanazione, cioè l'essere unico, l'Ein Sof, emana delle sue manifestazioni. E le prime due emanazioni, secondo la Kabbalah, sono il maschile e il femminile. Maschile e femminile sono concetti sacri, perché sacro vuol dire che sta separato su un altro piano rispetto alla materialità, a ciò che vediamo quotidianamente. Il sacro sta nella psiche. Sta nella dimensione del divino, cioè dell'ideale, per cui gli antichi parlavano di mascolino sacro e femminino sacro. Perciò, per gli antichi, un vento, per esempio, come Borea, che è energia attiva, che sparsa la polvere e scuote le fronde, è maschile, ma lo è anche un popolo, che è energia attiva, collettiva. Lo è anche un fiume o un mese dell'anno che scorrono, che fluiscono, sono esempi di mascolino, di genere maschile. Mentre una pianta, una città, un'isola, una penisola, tutto ciò che è terra, territorio, che offre un grembo a chi semina e produce frutto, è evidentemente femmina. E per gli antichi, come i latini, tutto ciò che non è né attivo né passivo, o meglio, che è una commistione dell'uno e dell'altro, come un ciocco di legno o una montagna. Tutte le altre parole che non si riferiscono esplicitamente a qualcosa di davvero attivo, di davvero passivo, allora queste parole sono neutre. Nel senso che, appunto, non sono propriamente maschio o femmina, ma sono androgine, come androgina la natura nel suo complesso, che non ha sempre la necessità di esplicitare il maschile o il femminile, ma può rimanere indifferenziata dal punto di vista del genere, come lo è lignum, il legno, o fedus, l'alleanza. Sono parole latine neutre. Gli antichi non costruivano le loro parole a caso. Cercavano di riflettere nel linguaggio ciò che osservavano nella realtà. Le parole erano reali. Quando si trattava di un sostantivo, ad esempio una parola che si riferiva a un mestiere, un ruolo, come ad esempio miles, soldato, che era esclusivamente a quei tempi un ruolo maschile, la parola era di genere maschile e non si poteva volgere al femminile. Se invece il ruolo era esclusivamente femminile, come puerpera, per esempio, la partoriente, allora la parola era di genere femminile e non si poteva volgere al maschile. Se la parola designava un ruolo che poteva essere assunto indifferentemente da un uomo o da una donna, come ad esempio sacerdos, che significa tanto il sacerdote maschio quanto quello femmina, non si declinava sacerdos al maschile e al femminile.
Aveva un genere, ma non si riferiva al sesso, quanto al ruolo. No, se il ruolo era attivo, come nel caso del sacerdos, che compie azioni, fa i riti, allora era maschile. Se era passivo, come ad esempio alvus, ventre, ventre è qualcosa che accoglie, allora la parola era di genere femminile, anche se sia gli uomini che le donne hanno un ventre. Vedete, c'è una corrispondenza nella lingua antica con la realtà delle cose. Una parola veniva declinata sia al maschile che al femminile solo se esistevano due versioni diverse del ruolo a cui si riferiva la parola, una associata ai maschi e un'altra per le femmine, ad esempio Deus e Deam, che indicano sempre lo stesso ruolo, ma in versioni diverse. Il dio maschio è simbolo attivo, Zeus è attivo, la dea femmina è passiva. Il sacerdote invece è sempre attivo, indifferentemente se è maschio oppure femmina, capite il concetto? La lingua era un modo per esprimere come gli esseri umani percepivano la realtà, non era un capriccio o un gioco di società come invece pensiamo oggi, che vorremmo creare parole nuove come sindaca, non per migliorare la comprensione della realtà, ma per questione di correttezza politica, per equidistribuire il potere tra i due sessi come si fa con le quote rosa. Ma le questioni di potere non hanno a che fare con la saggezza, col benessere, hanno a che fare con una perversione del nostro ego, la sete di potere, per l'appunto. Insomma, nell'antichità il genere aveva a che fare con gli archetipi della natura. E c'erano tre soli generi, maschile, femminile e androgino, perché nella natura si osserva questa realtà. Ogni cosa o era puramente attiva, o era puramente passiva, oppure era una commistione di entrambi i generi. E in realtà tutto era una commistione di entrambi i generi. Ogni cosa è in parte mascolina e in parte femminina per gli antichi. E si chiamava maschio ciò che evidenziava una più evidente componente mascolina, come ad esempio l'organo genitale maschile. Femmina chi evidenziava una più marcata componente femminile, come ad esempio l'organo genitale femminile. Mentre ciò che non evidenziava questa differenza in maniera chiara era neutro. I sessi erano la rappresentazione materiale dei generi, cioè in essi l'idea astratta si concretizzava. Il sesso biologico è un ruolo che la natura assegna a un individuo, come possibilità di procreare, quindi il genere esprimeva per gli antichi questa capacità, che è un potere, ma appunto era quel potere di cui parlava Platone, il potere di conformarsi alla natura, non un potere nel senso di brama. Gli antichi non pensavano che il genere fosse un potere da utilizzarsi per sottomettere un altro genere. E pensavano che se un individuo commetteva una prepotenza nei confronti di un altro, la commetteva in quanto prepotente, non in quanto di genere maschio o in quanto di genere femmina. Nelle mitologie antiche, nelle tradizioni religiose, così come ci sono giunte, non esiste alcuna idea di superiorità del genere maschile rispetto a quello femminile, e quindi nemmeno del sesso maschile rispetto a quello femminile, visto che i sessi non erano visti altro che come la personificazione delle idee di genere. I generi erano solo ruoli, ruolo attivo e ruolo di contenimento. Il sesso maschile personificava, insomma, il ruolo attivo, mentre quello femminile personificava il ruolo di contenimento. Questo gli antichi osservavano in natura e questo riflettevano anche le loro lingue. E tutto ciò non è qualcosa che mi sto immaginando perché mi piace immaginarlo. Questa concezione dei generi e il loro rapporto col potere è contenuto nel pensiero dei filosofi e dei poeti, negli antichi libri sacri. Al di là, diciamo, delle testimonianze scritte, è contenuto anche in quello che ci narrano i resti degli uomini, ancora più antichi. Come potete ad esempio leggere in un bellissimo saggio dell'antropologa Margaret Ehrenberg, un saggio che si intitola La donna nella preistoria. Dall'analisi dei resti degli accampamenti umani, dei manufatti, che diciamo, gli archeologi portano alla luce,
Ne derivano evidenze scientifiche circa la divisione dei compiti tra uomini e donne nel Paleolitico. Entrambi, uomini e donne, erano impegnati nell'approvvigionamento alimentare del gruppo. I primi contribuivano soprattutto con la caccia, le seconde con la raccolta. L'attività di raccolta di vegetali svolta dalle donne doveva essere indubbiamente molto importante, per non dire essenziale. Pensate che in alcune popolazioni moderne ancora esistenti di raccoglitori, come i Kung del deserto del Kalahari, la parte vegetale del cibo fornisce la maggior parte delle calorie complessive e ha un elevato rendimento in termini di calorie procacciate per unità di tempo spesa nell'attività del procacciamento. Il raccoglimento di vegetali produce 240 calorie all'ora, rispetto alla caccia che produce soltanto 100 calorie per ogni ora impegnata, perché la caccia è caratterizzata da lunghe attese, da insuccessi, e risulta chiaro quindi come il contributo della donna alla sopravvivenza del gruppo nell'antichità, nella preistoria, doveva essere determinante. Quando si passò all'agricoltura, ci fu un'evoluzione nella considerazione dei generi, ci fu un cambiamento. Soprattutto un grande cambiamento ci fu con il passaggio dall'orticoltura, che era la coltivazione non intensiva di piccoli appezzamenti di terra senza l'uso dell'aratro, si passò all'agricoltura intensiva con l'aratro, spinto dalla forza animale, e si passò poi anche all'allevamento. Fu questo passaggio che sancirà un radicale mutamento della condizione femminile nella comunità preistorica, con l'affermazione di un vero potere di comando maschile e la riduzione della donna a un ruolo subalterno dal punto di vista, diciamo, politico. L'orticoltura, infatti, era praticata principalmente dalle donne. L'allevamento era limitato a un piccolo numero di animali con funzione alimentare limitata. La selvaggina cacciata dagli uomini forniva un contributo importante, ma non era preponderante, perché la dieta fondamentale all'epoca era a base vegetale. Le donne fornivano perciò l'apporto alimentare principale e controllavano le risorse essenziali per la sopravvivenza della comunità. Non c'è quindi nessuna evidenza scientifica in quelle comunità di una differenziazione gerarchica del potere tra maschi e femmine. Invece l'agricoltura con l'aratro era praticata soprattutto da uomini perché avevano più forza fisica, così come l'allevamento degli animali richiedeva la forza fisica. E poi gli animali dovevano essere difesi dagli attacchi delle altre comunità a scopo di furto. L'allevamento permise poi l'introduzione di prodotti secondari, latte, formaggi, tessuti, la cui lavorazione richiedeva molto tempo e quindi una specializzazione di ruoli. Ai nuovi compiti legati alla lavorazione dei prodotti vennero destinate principalmente le donne, che persero così il controllo delle fonti primarie di sostentamento della comunità. E il prestigio degli uomini crebbe anche per il ruolo militare che loro dovevano svolgere nella difesa delle risorse della comunità, appezzamenti di terra, pascoli, mandrie, greggi e così via. Quindi, vedete, le differenziazioni tra i generi in termini di importanza gerarchica nella comunità, quello che oggi chiamiamo potere, si produssero soltanto con l'aumentare di importanza della forza fisica, che era sviluppata dal maschio. Ma in ogni caso, questa differenza di forza fisica e quindi anche di importanza gerarchica non ha prodotto mai, neanche in età storica, una vera e propria emarginazione del genere femminile, come ci raccontano. In quanto le società antiche erano ovviamente organizzate, vedete, con un tessuto sociale molto forte, in cui i membri del clan, del villaggio, dell'intera nazione erano fortemente interdipendenti l'uno dall'altro. Chi non ammette questo non ha mai studiato nulla di storia, non si è mai occupato di antropologia, dice sciocchezze.
Anche quando maschio e femmina si divisero i ruoli in termini di comando militare e politico, che furono appannaggio dei maschi, il ruolo della donna rimase fondamentale, essendo strettamente legato alla procreazione e quindi alla custodia della famiglia, mica una cosa da poco. Era una cosa essenziale. Fin dalla preistoria i clan si contendevano le femmine perché la mancanza di femmine avrebbe significato l'estinzione. Ancora nella famosa vicenda del ratto delle Sabine, che secondo la leggenda sarebbe avvenuta agli albori della fondazione di Roma da parte di Romolo, Romolo per popolare la nuova città deve fare rapire le donne delle popolazioni vicine. Le donne hanno un potere effettivo, decisivo, nel senso autentico, originale che questa parola aveva in passato, cioè capacità di operare. Nel caso particolare delle donne, come operavano? Procreando. Questo potere non suscitava brama, ma era semplicemente funzionale alla sopravvivenza della specie. La donna operava come un funzionale della natura, ed anche il maschio ne riconosceva la funzione, anzi ne riconosceva la fondamentale importanza, al punto tale da metterla tra le cose separate da quelle meno importanti quotidiane, tra le cose sacre veniva messa la donna. La donna nell'antica Roma era sacra. Uno dei più importanti ordini sacerdotali a Roma era quello delle Vestali, le sacerdotesse di Vesta, cioè la corrispondente della dea Estia dei Greci, la protettrice del focolare. Il compito delle Vestali era di mantenere sempre acceso il sacro fuoco alla dea Vesta, che rappresentava la vita della città, e dovevano compierne il culto a nome di tutta la città. Pensate il prestigio che avevano, della loro importanza ce ne parla Svetonio, ancora al tempo di Augusto, quindi in tempi prossimi all'inizio dell'era cristiana. Svetonio scrive che era così grande il prestigio delle Vestali che Augusto stesso avrebbe desiderato che i componenti Le componenti, diciamo, della sua famiglia di sesso femminile entrassero in quell'ordine. Noi, quando pensiamo al mondo antico, al passato, ne abbiamo un'immagine falsificata, distorta, dovuta al fatto che cerchiamo di interpretarlo con mentalità moderna. Quando pensiamo, ad esempio, ai rapporti tra uomini e donne nel mondo antico, pensiamo alla donna relegata in casa, costretta a badare soltanto ai figli e a subire sopruse e violenze da parte di maschi onnipotenti, perché noi pensiamo sempre in termini di potere. Questa è una visione molto ingenua e priva di qualunque fondamento, lo dico in maniera proprio chiara. I soprusi e le violenze evidentemente c'erano e come in ogni epoca, dovuta al fatto che la specie Homo sapiens è una specie animale come ogni altra, un primate che si è evoluto in una forma che noi a oggi pare superiore alle altre specie animali solo per una questione di potere, di dominazione che esercitiamo sulle altre specie. Ma Homo sapiens non è altro che un animale, cioè un'anima, una psiche dentro un corpo fatto di carne, di ossa e di muscoli. E la psiche, vedete, ripeto quello che ho già detto prima, e prima di tutto volontà di potenza, voglia di agire, di fare, non con raziocinio o con coscienza, ma in modo spontaneo, vitalistico. Ancora oggi potete osservare tutto questo con i vostri occhi, nei bambini appena nati, che certamente ciò che fanno, a partire dal primo vagito fino a quello che noi chiamiamo i capricci, non è dettato da razionalità, da obiettivi egoistici. Piangono perché hanno fame e la loro natura gli suggerisce di piangere per invocare il cibo per sopravvivere. La natura non è un individuo, la natura non è un ego, la natura è la collettività, la specie Homo sapiens che esiste nel bambino neonato, che è la psiche del bambino neonato, che non è ancora cosciente del suo ego. E per il momento ubbidisce solo a quella parte inconscia che lo accomuna a tutti i membri della sua specie, anzi a tutti i cuccioli animali. I cuccioli di tutte le specie piangono per reclamare il cibo dalla madre. Perché la natura li spinge a sopravvivere? Non perché hanno un ego, non perché vogliono prevalere su qualcuno.
Perché esistono differenze di genere? Piange allo stesso modo tanto il maschio quanto la femmina. Negli uomini antichi tutto era inconscio collettivo, volontà di sopravvivenza, natura. L'ego, come lo intendiamo noi moderni, si sarebbe formato gradualmente, si sarebbe evoluto in quella che è la nostra mentalità attuale. Per questo è insensato pensare di comprendere il comportamento degli antichi con la mentalità moderna. Si tratta di psiche diverse. Noi moderni, a 2-3 anni, abbiamo già sviluppato un ego di ferro. I bambini moderni cominciano già prestissimo a comportarsi in modo competitivo, a volere prevalere sull'altro, a indirizzare la propria energia vitale verso obiettivi egoici, personalistici. Vogliono il giocattolo, poi crescendo vogliono il vestitino alla moda, l'oggetto tecnologico più sofisticato, ciò che li può fare sentire migliori degli altri. Bramano non più il latte, ma il potere. L'uomo preistorico, per sopravvivere, doveva raccogliere il cibo e cacciare. Non aveva certo tempo da dedicare allo sviluppo dei piaceri egoistici. La sopravvivenza era tutto e la sopravvivenza dipendeva dal clan, dagli altri. Guardate se vi capita qualche documentario, magari più o meno fatto bene, che tratti della vita delle comunità preistoriche e non solo di Homo sapiens, ma anche per esempio di Neanderthal, un'altra specie umana che si stanziò in Europa prima ancora della nostra specie Homo sapiens. Comprenderete dalle ricostruzioni che gli scienziati hanno potuto operare dai ritrovamenti fossili come quegli uomini vivevano in gruppo, dipendevano strettamente l'uno dall'altro e ogni membro del gruppo era prezioso per la sopravvivenza. La differenza tra un maschio e una femmina non era nel prestigio o nell'importanza, ma solo nei ruoli. E anticamente questa distinzione era prettamente solo sessuale, nel senso che consisteva solo nel fatto che la donna, come ogni mammifero, si portava il nascituro in grembo. Questo non solo non diminuiva il prestigio della femmina, anzi ne accresceva l'importanza. Con lo svilupparsi della sensibilità religiosa e delle prime forme d'arte, apparve la divinizzazione di questo ruolo della donna, quale dea della fertilità, dea madre, come ci testimoniano i molteplici manufatti a forma di donna dalle forme fisiche esaltate, le cosiddette veneri. La femmina era onorata, divinizzata e soprattutto temuta, ma non perché avesse un potere nel senso di un comando sugli altri, come ci immaginiamo noi quando parliamo di matriarcato. O pensiamo fantasiosamente a donne comandanti militari, fisicamente super forti, tipo Wonder Woman. Il potere delle donne era, sic et simpliciter, quello di ospitare i figli nel grembo, il potere contenitivo. Così come il potere dei maschi era, altrettanto semplicemente, quello di avere sviluppato un fisico più robusto per poter meglio provvedere al sostentamento della famiglia. Pa! La radice indoeuropea della parola potere era la stessa radice di padre. E il potere del padre era in realtà la responsabilità del padre, l'onere del padre. Nell'antica Roma il patris munus. Così come il potere della madre, il matris munus, è ciò che di più sacro esisteva per gli antichi. No? Qual è il dovere della madre? Perché era la natura a dirgli che quel dovere era fondamentale, perché la natura li spingeva, uomini e donne, a comportarsi come suoi funzionali, a fare in modo da privilegiare la specie, non l'ego. Il maschio cercava la femmina, combatteva per essa, le saltava addosso brutalmente, non certo perché, come pensiamo oggi, fosse un prevaricatore egoista, un malvagio, un essere indegno, ma solo e soltanto perché voleva accoppiarsi e la natura lo spingeva a farlo come la cosa più importante che ci fosse da fare. Per questo nei misteri di Dioniso c'erano le orge sacre. Cos'è che si stava celebrando? Si stava celebrando la natura che dà la vita grazie all'accoppiamento. I ruoli erano quelli. Ancora oggi noi li vediamo
perfettamente rispettati negli animali di qualunque specie che non si sono evoluti come noi, nei gatti maschi che vanno in giro di notte a cercare gatte femmine da ingravidare. Quella è la voce della natura che li spinge. A noi, nella nostra incapacità assoluta ormai di andare al di là delle categorie mentali che abbiamo sviluppato come moderni, ci sembra che questi accoppiamenti siano l'espressione di qualcosa di negativo, di malvagio. Pensate che già nel Medioevo la Chiesa Cattolica considerava i gatti come simboli demoniaci per il loro comportamento, diciamo, lascivo. In realtà noi abbiamo completamente dimenticato, cosa assurda ma evidente, che i sessi esistono solo in funzione dell'accoppiamento. Che la natura non opera altro che per quello, e che ciò che chiamiamo Dio era per tutto il mondo antico proprio questa natura. Perciò la cosa più sacra che ci fosse, il vero e unico comandamento di Dio, era quello che compare anche nella Bibbia ebraica e cristiana, nel più antico libro che è quello della Genesi, in cui Dio dice a Noè e ai suoi figli: crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Vedete, per il mondo antico era completamente aliena l'idea che ci fosse una qualche forma di potere inteso come brama nell'essere di genere maschile o femminile, al di là del potere di generare figli. Gli antichi vedevano rappresentati nel genere maschile e nel genere femminile quei due concetti fondamentali, archetipici, del mascolino sacro e del femminino sacro. Ripeto, tutto questo non è una mia arbitraria interpretazione della cultura antica, è un sapere accuratamente codificato nei testi di tutte le religioni antiche e che è stato tramandato attraverso la scrittura. Ad esempio, lo troviamo tramandato nella Kabbalah ebraica, nell'albero sefirotico, cioè quella figura che dispone a forma di albero i 10 cerchi che rappresentano le Sefirot, cioè le manifestazioni dell'essere unico di quella realtà, la natura, che i cabalisti ebraici chiamavano Ein Sof, l'indefinito. Questo indefinito, Ein Sof, volle un giorno definirsi. Ed è per questo, secondo la tradizione cabalistica, che noi esistiamo come individui e vediamo attorno a noi una molteplicità di enti. In realtà esiste solo l'Ein Sof, e quella che vediamo è solo una sua manifestazione come molteplice. Le Sefirot, come detto, sono 10 e sono poste alcune allineate su una colonna di destra, altre su una colonna di sinistra e altre su una colonna centrale, il tronco dell'albero sefirotico. In realtà, queste Sefirot possono essere intese come vari stati della coscienza di Dio, dell'essere unico, ma anche come vari stati della nostra coscienza individuale, ciò che chiamiamo con termine platonico psiche, anima. E in questa psiche, quindi, si individuano quello che gli antichi chiamavano il maschile e il femminile, lo yang e lo yin, l'inconscio e l'ego. In alto, al centro dell'albero sefirotico, troviamo Keter, la corona, la prima sefirà, che rappresenta l'Ein Sof non ancora differenziato, nullo, androgino, cioè potenzialmente tutto, ma materialmente niente, come l'universo prima del Big Bang. La sefirà più in alto che troviamo nella parte di sinistra, che inaugura la colonna di sinistra, si chiama Kokhma, che spesso viene tradotta come sapienza, in inglese wisdom, nel senso della sapienza divina. È l'Ein Sof che da zero, da nullo, è diventato uno, è diventato cosciente, cioè animato da volontà di potenza, perché questa è la sapienza di Dio. Non conoscenza dell'oggetto, conoscenza dialettica e razionale, ma conoscenza diretta, intuitiva, nous platonico. È la sapienza sacra, il principio maschile, il mascolino sacro, Kokhma. Cioè, è solo un modo simbolico tutto questo, immaginifico, poetico,
di rappresentare come la nostra psiche sia animata da una forza vitalistica, che i taoisti hanno sempre chiamato Yang, che spinge l'essere a operare, ad agire ed anche ad evolversi, a mutare. Schopenhauer chiamerà volontà questa forza, il suo allievo Nietzsche la chiamerà volontà di potenza, Freud userà il termine libido, identificandola proprio con l'energia sessuale, e chiamerà inconscio la parte della psiche che esprime questa libido. Carl Gustav Jung riconoscerà che la natura si esprime in ogni essere psichico attraverso questa libido, che ha appunto volontà di nascere, di evolversi, di fare esperienza, energia vitale non solo sessuale, come pensava Freud, ma che certamente nel sesso trova la sua concretizzazione più fisica. La natura, Ein Sof, vuole agire, vivere, e questa volontà è Kokma, è lo Yang, è la libido. Nel bambino che piange per reclamare il latte materno, nei gatti che si accoppiano, nella donna che vuole diventare madre anche se sa di andare incontro a sofferenze e difficoltà. Che cos'è l'ego che fa desiderare a una donna di diventare madre? L'ego gli dice no, no, non diventare madre che soffrirà. È la libido, è lo Yang, è Kokma, è il mascolino, è il mascolino sacro nella donna. Tutta la colonna di sinistra dell'albero sefirotico è composta da sefirot maschili, che rappresentano a vari livelli il maschile. E a destra dell'albero cosa c'è? A destra in alto, la prima sefirà che incontriamo è Binah, la comprensione, non ciò che agisce, ma ciò che subisce, non ciò che si versa, ma ciò che contiene il versato. In altre parole, quello che nella psiche è il freno della volontà di potenza, ciò che mette limite e quindi dà forma, come il vaso dà forma all'acqua, lo yin dei taoisti, che contiene lo yang, il femminino sacro. Questi sono i generi degli antichi, un modo per rappresentare la psiche, l'anima dell'individuo, ma anche l'anima di Dio, di una natura, realtà, tutto, che è concepito come un essere animato. Ed esiste anche nell'albero sefirotico una colonna di centro, un tronco, composto da sefirot che fanno da equilibrio, incontro tra maschile e femminile, incontro al centro. Tutta la cultura antica, tutta la tradizione è il racconto dell'unione sacra di maschile e femminile, incontro nei sessi, nell'accoppiamento fisico che fa nascere la vita fisica, i figli, ma anche incontro tra la voglia che abbiamo di agire e la necessità che sentiamo di frenarci e limitarci. Questa seconda necessità fondamentale è quello che farà nascere nella psiche il concetto di individuo, di diventare individui, perché l'individuo è ciò che limita la vitalità di Dio, lo contiene in un recipiente, in una forma mentale chiamata ego, prima ancora che in un corpo fisico. Questo è il femminile. L'ego è espressione del femminile e non come si pensa qualcosa che emerge di più nei maschi, che sarebbero più egoisti. Queste sciocchezze derivano dalla completa ignoranza della tradizione antica, derivano dall'incapacità di leggere i testi antichi, perché si vorrebbero applicare a questi testi gli schemi dei moderni. Oggi, se andate in giro per internet, magari anche su blog molto noti, associati a scienziati, a psicologi, leggete cose del tipo: l'emisfero sinistro del cervello si distingue nella gestione di qualità tradizionalmente considerate maschili, come la razionalità. La razionalità sarebbe tradizionalmente considerata maschile, mentre l'emisfero destro è più in relazione con tipiche doti femminili, come la creatività, la percezione, l'intuizione. Allora, queste emerite bestialità nascono, ripeto, dall'ignoranza completa
secondo la tradizione, tradizionalmente, l'attività razionale è femminile e la creatività e l'intuizione sono maschili, come è evidente da tutte le rappresentazioni tradizionali, come l'albero della vita cabalistica o il Tao, dove lo yin, il femminile, che cos'è? È il contenimento, la pazienza, la razionalità, e lo yang, il maschile, è l'energia vitale, cioè l'espressività, tanto in termini di energia fisica che di arte intuito. L'ego, come forma di contenimento dello yang, è quindi simbolicamente femminile, non maschile. L'egoismo, invece, non è né maschile né femminile, è una degenerazione dell'ego. L'ego esiste in tutti gli esseri umani, evidentemente, tanto maschi quanto femmine. Non è un universo maschile contrapposto a uno femminile. Ogni essere umano, a prescindere dal proprio sesso, dal fatto che abbia due braccia o un braccio solo, dal fatto che sia biondo o bruno, ogni essere umano sente un istinto ad agire per il puro desiderio di vivere. E quello è il mascolino sacro, il maschile. Ogni essere umano sente una necessità di contenere questo impulso in una forma individuale, questo è l'ego e ce l'abbiamo tutti. E per gli antichi era il femminile. Il femminile non più inteso come sesso, quindi, ma come idea di contenimento. Nell'ego, nel femminile, nascono gli schemi, la dialettica, la razionalità, la ragione, non l'istinto, la sensibilità, è femmina per gli antichi. La ragione intesa con ciò che definiamo buon senso, è la donna che ha il buon senso, ma anche pazienza, sottomissione, adattamento, umiltà, capacità di sopportare, questo era l'ego degli antichi ed era anche la donna degli antichi, non certo voglia di sopraffare gli altri, di competere, di inseguire il successo e altri comportamenti che si sono formati col tempo, con l'evoluzione, cioè col cambiamento della psiche umana, che non è progresso, non è miglioramento, è solo cambiamento. Col passare dei secoli e dei millenni, come abbiamo visto nelle scorse puntate, gli uomini discendenti di Homo sapiens hanno iniziato ad acquisire delle capacità che un tempo non avevano. Iniziarono a dominare le forze della natura, a coltivare la terra e a farla fruttare a loro volontà, impararono a forgiare i metalli, a ricavarne strumenti per coltivare meglio la terra, ma anche armi potenti, capaci di permettere a dei guerrieri di conquistare la terra di altri. Inizialmente erano mossi solo da necessità di sopravvivenza, ma col crescere delle risorse a disposizione, accumulando il grano nei granai, cioè ricchezza materiale, poterono distogliere la propria attenzione dalla natura a cui appartenevano, da Dio, dal sacro, iniziare a rivolgere lo sguardo in un'altra direzione. Quale direzione? Ecco, i greci in epoca ellenistica narrano di un mito suggestivo, quello di Narcissos, Narciso, un giovane di straordinaria bellezza, figlio di una ninfa e di un fiume, oppure secondo un'altra versione della luna e di un pastore che si innamorò di lei, Endimione. Fatto sta che Narciso aveva molti pretendenti, giovani, che si erano innamorati di lui, ma egli li respingeva tutti. Uno di questi giovani, Aminia, era il più insistente, tanto che Narciso gli diede una spada affinché si uccidesse. E Aminia difatti si uccise, non prima però di aver invocato gli dèi per ottenere una giusta vendetta, e infatti la ottenne. Un giorno Narciso, contemplando la sua immagine in uno specchio d'acqua, si innamorò perdutamente di questa immagine. Comprendendo allora cosa volesse dire essere innamorato di qualcosa che non si riesce a raggiungere, prese la stessa spada con cui si era ucciso Aminia e si uccise lui stesso, trafiggendosi il petto. Si narra che dalla terra bagnata dal suo sangue sia nato allora per la prima volta il fiore che porta il suo nome, il Narciso. Molti credono che questo sia un antico mito greco. In realtà è un racconto di epoca ellenistica,
poi ripreso in età romana da Ovidio nelle sue Metamorfosi, in cui però a innamorarsi di Narciso è una fanciulla, Eco, che viene anche in questo caso respinta, e per la disperazione trascorse il resto della sua vita in valli solitarie, consumandosi, finché di lei non rimase che la voce. Ed è da questo mito che deriva la parola che ancora usiamo, Eco. Narciso, anche in questa versione del mito, finirà per innamorarsi di se stesso e per uccidersi. Stavolta però a causa di un incantesimo fattogli dalla dea Nemesi, una sorta di versione greca del karma. Nell'epoca in cui questa storia fu scritta, appunto, periodo ellenistico, appariva ormai chiaro che molti esseri umani avessero espanso a dismisura il proprio ego, cioè quella parte di loro che non era flusso vitale maschile, ma capacità di contenere femminile. Mentre però la capacità di contenere l'ego nel passato era stata indirizzata a contenere la vita, cioè la femmina si integrava col maschio, ecco che l'ego ormai si iniziava a volgere verso se stesso e desiderare solo di avere per sé. Oggi è il mantra, no? Lo slogan di tutti, pensa a te stesso, pensa a te stessa, no? Una volta no, una volta ego significava essere cosciente di essere un individuo che si deve integrare nella natura. In altre parole, un essere umano dove a dominare è la femmina, che è nella psiche, che tende a contenere, diventa un essere umano che inscatola l'energia vitale. Ma non allo scopo di evitare il danno, il pericolo, come si faceva una volta, no? La femmina frena l'uomo, frena l'incontinenza dell'uomo. Ma in tempi moderni diventa un freno allo scopo di imprigionare ciò che l'individuo rifiuta di avere come padrone. E non è che si rifiuta la femmina di avere come padrone il maschio, si rifiuta di avere come padrone la natura. Questo è il padrone che non si vuole più avere. E questo rifiuto è dalla parte di tutti, di femmine e di maschi oggi. A risentirne più di tutti, come in una nemesi di Ovidiana memoria, diciamo, saranno proprio gli individui di sesso femminile. Perché la brama narcisistica, l'innamoramento dell'ego per se stesso, tende a sopprimere l'altro, vuole il dominio esclusivo. E siccome il sesso maschile in quel momento era il più forte fisicamente, no? E soprattutto deteneva un ruolo, quello militare e politico, che gli consentiva dei vantaggi, ecco che la femmina subisce le conseguenze della brama che è nata nel maschio e che la può esercitare. Da questo deriva il maschilismo. La femmina inizia a venire messa in posizione davvero subordinata nella società occidentale, proprio a partire dal periodo ellenistico, anche se la deviazione era già iniziata da diversi secoli. Oggi attribuiamo tutto questo al patriarcato, ma il patriarcato non c'entra assolutamente nulla, no? C'entra solo l'egoismo, l'egoismo che negli uomini genera il maschilismo, così come nelle femmine genererà il femminismo. Oggi ormai prevale l'opinione di studiosi di formazione femminista, come per esempio Gerda Lerner, che sosteneva che filosofi maschi come Aristotele credevano che il sesso femminile fosse inferiore rispetto a quello maschile. Se andate sulla pagina di Wikipedia, alla voce patriarcato, no? Trovate l'affermazione che Aristotele dipingeva le donne come inferiori agli uomini moralmente, intellettualmente, oltre che fisicamente, e che sosteneva che il ruolo delle donne nella società coincide con la riproduzione e col servire gli uomini in casa. E vede quindi, vedrebbe Aristotele il dominio maschile delle donne, degli uomini sulle donne, come naturale e virtuoso. E poi vedete che ci sono delle citazioni a sostegno di questa affermazione, ma non sono citazioni di Aristotele. Questo è il modo classico che ormai abbiamo di procedere per supportare le nostre affermazioni. Non citiamo colui da cui dovrebbe derivare tutto questo, quanto invece sono citati dai psicologi accademici, perché Wikipedia si fida di loro, non reputa necessario leggere Aristotele.
Ora, se voi leggete su questa questione, diciamo, leggete proprio Aristotele, voi vedete che Aristotele intervenne su questa questione nella sua opera sulla politica, in questi tre passi. In un primo passo lui dice: il maschio, a meno che non sia costituito in qualche modo contrario alla natura, è per sua natura più esperto nel condurre rispetto alla femmina. Poi, in un altro brano ancora, sempre della politica, Aristotele dice: la relazione tra maschio e femmina è per natura una relazione di superiore a inferiore, e sovrano a governato. Infine, in un altro brano, Aristotele dice: lo schiavo è totalmente privo dell'elemento deliberativo, la femmina ce l'ha, ma manca di autorità. In altre parole, Aristotele parlava di un elemento psichico, quello dello yang, che è direttamente associato al sesso maschile, nel senso che l'attività è quello che gli antichi chiamavano maschio, mascolino, mentre la passività è quello che gli antichi chiamavano femmina. Quando Aristotele parla di superiore e inferiore, di sovrano e governato, non è che parla di diversa dignità umana, parla di diverso ruolo. L'autorità era un ruolo attivo e la sottomissione, lo stare sotto, un ruolo passivo. I greci semplicemente pensavano che i sessi maschio e femmina rispecchiassero tendenzialmente il mascolino sacro e il femminino sacro, il che non voleva certo dire che un maschio umano non avesse la sua componente di femminino e una femmina umana la sua componente di mascolino. Del resto, Aristotele era un discepolo di Platone, il quale Platone sulla questione interviene così nella Repubblica, dice: le donne e gli uomini hanno la stessa natura rispetto alla tutela dello Stato, salvo in quanto l'una è più debole e l'altra è più forte. E ancora, dice sempre Platone, un uomo e una donna che hanno la mentalità di un medico hanno la stessa natura, cioè valgono come medico allo stesso modo. Infine, dice ancora molto acutamente Platone, se ci si aspetta che le donne facciano lo stesso lavoro degli uomini, dobbiamo insegnare loro le stesse cose. Ora, io non credo che ci sia molto, su quello che ho letto da commentare. Ciò che non si capisce oggi è che per gli antichi maschio e femmina non venivano considerati rispetto al potere di comandare. Platone afferma come un fatto normale che la femmina sia più debole e intende fisicamente del maschio, come chiunque di noi oggi direbbe che una gazzella è più debole fisicamente di un leone. Ma oggi ci insegnano che questo modo di parlare era sessismo, era misoginia, come se dovessimo pensare che chi afferma che le gazzelle siano più deboli dei leoni odi le gazzelle, sia un misogazzellista. Questo è quello che facciamo oggi. È cambiata la nostra mentalità e vorremmo interpretare gli antichi alla luce di questa nostra mentalità cambiata, prendendo cantonate colossali. Ma com'è cambiata questa nostra mentalità? Nel caso in questione abbiamo completamente mutato rispetto al mondo antico il concetto di genere. Per gli antichi genere significava mascolino e femminino, e chiamavano androgino la loro combinazione equilibrante, quando guardavano agli esseri umani pensavano che in essi esistessero una combinazione di mascolino e femminino, e che il sesso maschile fosse un'espressione mascolina attiva e quello femminino un'espressione femminina passiva. Per loro, cioè, una persona che nascesse con i genitali maschili era di sesso maschile, una che nascesse con quelli femminili era femmina. Non si usava la parola genere perché c'era la parola sesso. Genere per loro era il mascolino e il femminino, che erano presenti in ogni individuo, anzi in ogni cosa, con la differenza che in un maschio il suo sesso, che era attivo nell'accoppiamento, era un'espressione del mascolino, mentre nella femmina il suo ruolo sessuale era femminino passivo. Femmina e maschio erano sessi.
ruoli nell'accoppiamento. Esattamente come noi diremmo parlando di prese elettriche, l'elemento maschio e l'elemento femmina. Se poi ancora così non si capisce, possiamo ricorrere ai disegnini per spiegarlo alla cultura femminista, ma dubito che anche così capirebbero. Non capirebbero perché la cultura moderna ha dato un significato diverso alla parola genere. Fino ancora alla prima metà del Novecento, questa parola si usava, come ho detto inizialmente, solo in grammatica, genere maschile e genere femminile, per fare riferimento ai sessi. E le parole stesse, nelle lingue di ogni parte del mondo, usavano il maschile e il femminile in relazione ai sessi. Punto e basta. Poi venne un sessuologo, John Money, il nome curiosamente è tutto un programma. Nel 1955 a introdurre la distinzione terminologica tra sesso biologico, maschio e femmina come genotipi, e genere, uomo-donna, come modelli di comportamento. Da quel momento, grazie alla felice idea di questo signore, è iniziata a circolare la convinzione che il genere femmina e il genere maschio siano due categorie di comportamento sociale e non solo due sessi. Ma che cosa vorrebbe significare questa cosa? Ce lo spiegheranno i cosiddetti studi di genere, cosa vorrebbe significare, e la letteratura femminista dagli anni 60 in poi. Autrici femministe come Gail Rubin hanno approfondito l'analisi relativa alla distinzione tra sesso biologico e costruzione sociale del genere. E questa distinzione oggi è rigorosamente rispettata in tutti i contesti istituzionali, in particolare nelle scienze sociali, ma anche nelle grandi organizzazioni, nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle università, nelle scuole. Cioè oggi noi definiamo con genere femminile non il sesso femminile, ma l'insieme di tutti quei comportamenti che la società attribuisce alle donne. Cioè il genere femmina sarebbe un costrutto sociale, un'astrazione, ma non come il femminino sacro che designava qualcosa di realmente esistente in natura, la ricettività, no, come ad esempio la capacità di un vaso di contenere l'acqua, la chiamavano femminile e designava appunto qualcosa di naturale. Invece questo genere femmina, di cui parla la moderna teoria gender, sarebbe qualcosa che viene stabilito dalla società, non dalla natura. Ad esempio, oggi la società stabilisce che essere sensibili, educati, intelligenti, empatici, profondi, affettuosi, resilienti, è una categoria sociale chiamata femmina. Chi sente di possedere queste caratteristiche si dovrebbe sentire femmina. Perché? Perché la società ha stabilito che questo oggi dovrebbe essere il significato della parola femmina. Chi invece si sente aggressivo, superficiale, scarsamente empatico, insomma ha comportamenti grezzi, allora deve considerarsi maschio. Perché? Perché semplicemente questo è il significato che oggi si dà a questa parola. Quindi, secondo i teorici, diciamo, della teoria gender, l'identità sessuale di un individuo non viene stabilita dalla natura e dall'incontrovertibile dato biologico, ma unicamente dalla soggettiva percezione di ciascuno, che sarà libero di assegnare a se stesso il genere che percepisce. E fin qui sarebbe un modo, magari decidete un po' voi quanto bizzarro, di usare a proprio piacimento le vecchie parole maschio e femmina, ma la teoria gender va molto oltre. Suggerisce infatti che una volta che il soggetto abbia deciso liberamente quale sia il suo genere, debba poi orientare la propria sessualità verso il sesso biologico che porta lo stesso nome. Quindi è il genere che stabilirebbe in ultima analisi l'identità sessuale di un individuo, non la natura. Non si è uomini e donne perché nati con certe caratteristiche fisiche, ma lo si è solo se ci si riconosce come tali. Non ci sono maschi e femmine, ma ci sarebbero semplicemente uomini liberi di assegnarsi autonomamente il genere che percepiscono, al di là del loro sesso naturale.
Cioè, prima si dice che il genere è qualcosa di diverso dal sesso biologico, è solo un costrutto sociale. Poi però si suggerisce che una volta che uno abbia deciso quale sia il suo gender, debba pretendere di avere il sesso biologico che porta lo stesso nome, anche se evidentemente non c'entra niente. In altre parole, se un individuo nato con genitali maschili, pensando ai suoi comportamenti, scopre di essere sensibile, empatico, dolce, affettuoso, tutte caratteristiche attribuite al genere femmina, non solo deve dichiararsi di genere femmina, ma dovrebbe anche sentire un disagio verso il proprio sesso biologico e magari provare il desiderio di cambiare sesso. Io credo che piuttosto che giudicare razionalmente un'idea come quella della teoria gender ed esprimere opinioni sulla sua sensatezza o insensatezza, fatelo pure voi liberamente dal vostro personale osservatorio. Si dovrebbe però piuttosto chiedersi come siamo potuti giungere come società a questa idea del gender che, qualunque sia il nostro giudizio su di essa, esprime, secondo me, una realtà incontrovertibile. Cioè che cosa? L'essere umano contemporaneo ha espanso così tanto il proprio ego da volere pretendere di decidere persino ciò che la realtà, la natura ha già deciso. Siamo così cambiati dai tempi di Platone che diceva, come ho ricordato varie volte, non pensare, o uomo meschino, che questa terra sia stata fatta per te. Tu piuttosto sarai giusto se ti aggiusti all'universo armonia. Noi siamo così cambiati che non solo non vogliamo conformare il nostro comportamento alla natura, ma pretendiamo che la natura si conformi a noi. Andiamo ad insegnare ai ragazzini, attenzione, lo insegniamo a scuola, la teoria del gender ora si insegna in molte scuole. Gli insegniamo che se sono nati maschi e si sentono femmine, devono provare un disagio per quel sesso che gli ha dato la natura e devono sentirsi liberi non solo di non imparare a usare il proprio sesso secondo la sua naturale funzione, ma anche di desiderare di cambiare chirurgicamente quel sesso se proprio non lo sopportano. Ma voi pensate davvero che una società che sia arrivata a questo possa evitare di sprofondare definitivamente in un abisso di sofferenza? Vi faccio di nuovo la domanda che vi feci alla fine della scorsa puntata. Pensate davvero che ci possa essere un esito diverso che non sia la sofferenza? Pensate davvero che ci possa essere speranza? Ma speranza di cosa? Buddha, 600 anni prima di Cristo, aveva già individuato che la causa della sofferenza è la brama, l'attaccamento ai propri desideri, la seconda nobile verità. La prima è che esiste la sofferenza. Platone, 300 anni dopo Buddha, continuava a dire che l'unica possibile definizione di giusto è quello di evitare di avere desideri sulla natura, ma di imparare invece ad aggiustarsi all'armonia che esiste nella natura. Ora, noi che abbiamo fatto della brama un assioma, che l'abbiamo così sdoganata da arrivare a insegnare col consumismo che possiamo desiderare qualsiasi cosa, che dobbiamo realizzarci desiderando, noi che arriviamo a insegnare nelle scuole pubbliche che dobbiamo desiderare persino di aggiustare la natura al nostro universo egoico, secondo voi, quale livello di sofferenza dobbiamo aspettarci per le future generazioni? Vedete, potere come anello, questa è la nostra realtà. Altro che società patriarcale passata, che certamente condusse il maschio ad abusare del proprio ruolo, che certamente favorì lo sviluppo della brama, se è vero che Buddha e Platone, ancora dopo Cristo stesso, la constatarono ai loro tempi, ma che conservava ancora degli anticorpi al virus dell'ego, conservava un tessuto sociale, quella società. La necessità di collaborare perché nessuno bastava a se stesso. Una società antica che avrebbe dovuto evolvere nella direzione di sviluppare lo yin, il femminile, la capacità di sapere governare saggiamente le proprie pulsioni senza sopprimerle, ma indirizzandole ad azioni benefiche, conformi all'armonia naturale, come indicava da Platone. E invece come si è evoluta quella società antica? Non certo progredendo. Non certo migliorando, ma sviluppando allo stato massimo l'individualismo,
facendo esplodere la brama, incatenandosi a quella brama l'anello, indossando al dito l'anello del potere, esibendo comportamenti insensati, folli in senso distruttivo, generando solo disperazione su disperazione, straziante. Distruzione del sacro, come abbiamo visto nella scorsa puntata, trasformazione del concetto di Dio da ciò che era, cioè elevazione spirituale del sé, a ciò che oggi, fantoccio del nostro ego, il Dio antropomorfo, Dio del nulla, morto e mai più risorto. Distruzione del genere, del mascolino e del femminino sacro, delle responsabilità del matrimonio e del patrimonio, degli stessi concetti sacri del padre e della madre, trasformati in genitore 1 e genitore 2, ruoli privi di ruolo, incapaci di qualunque assunzione di responsabilità, togliete pure la parola genitore, lasciate solo 1 e 2, coso 1 e coso 2. La teoria di genere e il femminismo arrivano a gradi così eccelsi di inconsistenza mentale da non rendersi conto che la parola genitore è di genere maschile e secondo la loro stessa teoria quindi andrebbe declinata in genitore e genitrice, cioè si battono per usare sindaco e sindaca e poi mettono genitore 1 e genitore 2. Ma diciamo dulcis in fundo, come si dice, fatemi anche rimarcare la distruzione altrettanto sacrilega, fondamentale della lingua. Lingua privata della sua funzione, che era quella di esprimere la realtà per poter comunicare i propri pensieri. Funzione di collegamento, religo, collego, funzione religiosa per eccellenza aveva la lingua. Thoth era il dio delle parole, era il dio della sapienza. Trasformata in che cosa questa lingua? In uno strumento di potere, ecco in che cosa è stata trasformata. Per esprimere ancora una volta la brama individuale. Voglio cambiare il mio sesso, lo posso fare. Inizio col cambiare il senso alle parole, mi invento il genere usando le stesse parole che designano i sessi, poi induco confusione e così soddisfo la mia voglia di potere. Questa è la presunta libertà moderna, i diritti. Immaginate una donna di oggi, infarcita di ideologia e retorica femminista. Non parlo evidentemente delle donne sensate e neppure delle femministe sensate, perché ci sono tante femministe che sono assolutamente, secondo me, sensate, che ancora esistono e sono tante. Ma pensiamo a questa donna infarcita dell'ideologia di cui vi ho appena parlato. Cosa pensa questa donna femminista? Sono una donna? E voglio essere importante quanto l'uomo? Voglio il suo stesso successo sociale, le sue stesse possibilità di realizzazione sociale? Allora mi servo della lingua. Perché la parola sindaco deve essere di genere maschile? Adesso anche io ho quel ruolo. E voglio che mi si chiami sindaca perché la parola deve riflettere il mio nuovo status sociale. Rifletto forse sul fatto che sindaco è solo il nome di un ruolo? E che ha genere maschile solo per derivazione storica, perché in passato era un ruolo assegnato solo ai maschi. Rifletto che il fatto che oggi questo ruolo lo abbiano le donne non introduca alcuna necessità di cambiare una parola che ha un significato neutro? No, non ci rifletto. Rifletto sul fatto che se passa questa mia volontà, allora, per fare in modo che la mia lingua abbia una qualche coerenza logica e grammaticale, dovrei declinare al maschile e al femminile ogni parola, e non solo alcune, introducendo un'inutile complessità di linguaggio. No, non ci rifletto. Rifletto che dovrei declinare al maschile anche le parole che hanno attualmente solo il femminile, che dovrei dire docento e docenta, farmacisto e farmacista, e così via. No, non ci rifletto. Non mi interessa. L'importante è che vinca io, che anche la lingua sia in mio potere, non mi importa la logica, la razionalità, l'armonia. Mi importa il potere. Naturalmente non lo dico. Dico che combatto per la giustizia sociale, che lotto contro il femminicidio e che tutto questo passa anche per le parole. È razionalmente illogico? È insensato? E che mi importa? A me interessa solo il potere.
cioè il potere di inventarsi le parole, vedete? La libertà di far entrare nel vocabolario petaloso, vi ricordate di petaloso? E qualunque altra parola venga nella testa, anche se il vocabolario per questa brama dovesse diventare di 200 milioni di termini. Ma alla femminista piace, quindi è bello. Platone diceva che è bello solo ciò che è buono. La femminista dice: chi era Platone? Io poi neppure lo so e non lo voglio sapere. Per me è bello ciò che mi piace. Maschio e femmina sono ciò che piace a me. Platone, se lo decido io, non è mai esistito. E a formare ciò che è vero è Wikipedia, è Facebook, è la TV, e ci entrerò pure io, democraticamente. Mi piace la democrazia perché mi dà potere, questo pensa questa ipotetica donna femminista. E anche se si tratta di un potere finto, illusorio, in cui si deve fare tutto ciò che viene detto attraverso i media, in cui si viene letteralmente programmati come una macchina, beh, l'importante è che si abbia questa illusione. Certo, se poi a questa donna o a un uomo che ragioni nello stesso modo si chiede come stai, dirà: beh, sto male, molto male. Ma non so perché. Tu però non lo dire a nessuno, anzi, facciamoci un selfie e sorridiamo. Che genere di potere è questo? Un potere degenere. Siete ancora convinti che sia appannaggio solo dei governanti, dei ricchi, che sono loro che vi opprimono? Oppure è dentro ognuno di noi questo potere? E quei governanti, quei ricchi, quei VIP non sono altro che i portavoce del nostro stesso pensiero, di ciò che vogliamo e desideriamo tutti, questo potere degenere, libertà di confondere, come osservava il grande Eduardo De Filippo in quella commedia splendida dal titolo L'arte della commedia. La confusione, ecco lo strumento principe col quale si esprime il potere dell'anello. Confusione dei generi. Confusione delle lingue, Babele, confusione tra realtà e immaginazione. Ovviamente la realtà, la natura, non pretende certo che un essere umano, solo perché è di sesso femminile, non possa pensare di fare l'architetto, l'ingegnere o il capo di Stato. La natura vive di spinta vitale, spinge tutti gli esseri ad avere ogni tipo di ambizione. E l'ambizione non è necessariamente fonte di malessere, se opportunamente contenuta. Per questo nella realtà esiste lo yin, il contenimento, quello che dovrebbe fare ragionare tanto le donne quanto gli uomini, guidarli verso ciò che è benessere, che non è l'ambizione smodata, ma è ciò che la natura mostra, la vita che si perpetua, i figli, gli affetti, la vita di relazione, sono sacri perché donano un benessere che nessuna professione o bene materiale doneranno mai. Questo è ciò che la cultura del potere fa impedire di comprendere, prendendo in giro tutti, e le donne purtroppo oggi sono le principali vittime, insieme ai fanciulli che non vengono più educati e agli anziani che non vengono più considerati. I maschi erano già stati ben, diciamo, colpiti già in precedenza con la brama. Altro che vero e falso, che bene e male, che è giusto o sbagliato. Nella nostra epoca presente, inscatolati come siamo davanti agli schermi televisivi o a quelli del computer, ascoltando parole che non hanno più l'obiettivo di aderire a nessuna realtà, noi non abbiamo alcuna possibilità di comprendere alcunché. Siamo ciechi, sordi, senza tatto, senza olfatto e senza gusto. Peggio che se avessimo il Covid, quello ti priva solo di olfatto e gusto. Siamo privi di qualunque appiglio alla realtà, perché persino Nietzsche, nella sua drammatica previsione, era stato ottimista, aveva predetto che solo Dio sarebbe morto, mentre noi abbiamo fatto morire persino la natura stessa, il femminino e il mascolino, la sacralità della lingua, ogni elemento umano. E quando sento qualcuno che parlando, ad esempio del linguaggio di genere, dice che non sia il caso di scandalizzarsi, che la lingua si evolve ed è giusto che sia così, e
evidentemente pensando che evoluzione significhi automaticamente progresso. Mi rendo anche conto di quanto siamo ingenuamente ottimisti, figli di quel cristianesimo mistificato che promette sempre l'aldilà per il futuro, come fanno tutti i bravi politici. Tanto, cosa costano le promesse? Cosa costa dare un po' di speranza? Ma purtroppo, vedete, chi di speranza vive, disperato crepa. E, diciamo, con questa ultima riflessione mi fermo qui per questa sera e vi do appuntamento a sabato prossimo, ringraziandovi della vostra cortese attenzione. Buona serata a tutti.